Bene, allora volevo fare questo video qua di conferma al video che ho fatto poco tempo fa. Andiamo a vedere qua per dire il giorno preciso, ma comunque circa una ventina di giorni fa. E il video parla appunto delle speculazioni di JP Morgan e Federal Reserve, dicendo appunto che avevano fatto questa speculazione facendo scendere il valore della moneta di più di 1.000 dollari e intanto avevo dimostrato dalla mappa in tempo reale che però se li stavano comprando tutti. Bene, quindi vediamo che il video è datato 19 settembre 2017. Eccolo qua. Benissimo. Quindi nel caso c'è il link sotto in descrizione per chi non l'ha visto, poi vedo, magari lo metto anche direttamente che se la scorre sopra il video. Comunque non è importante. La cosa importante è che avevano fatto scendere il Bitcoin in una maniera oscena. Io ho monitorato di nuovo in questi giorni l'andamento, quindi era alla fine di settembre. Andiamo a vedere un attimo però il valore su Coindesk per dare la dimostrazione. Allora, torniamo indietro di un mese, il 29 settembre è all'incirca qua. Ok, quindi quando avevo fatto il video il valore era di 4.168, ma l'avevano fatto scendere. Infatti, se andiamo a vedere nel grafico, la faccenda era che da 3.000, da 4.354 l'avevano fatto scendere a un picco di 3.087, quindi mal contati 1.300 dollari. E avevo dimostrato che in quel punto lì se li stavano comprando tutti. Quindi adesso sono passati circa 11 giorni o quello che è, e andiamo a vedere che il valore ci è risalito a 4.840. Io ho monitorato in questi giorni. Ho scattato qualche screenshot, andiamo a vedere quindi cosa è successo dopo la notizia là che se li compravano tutti. Qui abbiamo il 29, ecco qua, già il 29 ha ripreso un po'. Poi abbiamo dal 29 al 30 vediamo 4.003, già bello salito. Poi dall'1 ottobre al 2 siamo a 4.418. E mentre dal 7 all'8 ottobre 4.600 dollari fino ad arrivare ad oggi 10 ottobre, come potete vedere, la bellezza di 4.881. Benissimo. La cosa che fa ridere, un'anticipazione, ho rifatto un piccolo video della mappa in tempo reale per far vedere che nei giorni di rialzo questi qua non si compravano un cazzo. Comunque bene, andiamo alla notizia che è uscita oggi, manco a farlo apposta, quando il valore alle stelle. Ora cosa succede? No fraud, quindi non è una frode. L'ex JP Morgan Trade Master, cioè il capo dei trader, l'ex capo dei trader o che cazzo è della JP Morgan, thinks Bitcoin breakout just the beginning, cioè pensa che l'esplosione dei Bitcoin è solo all'inizio. Quindi benissimo, adesso esce un altro di questi Manias Gay, non sto a leggere tutto l'articolo, che dice che è in disaccordo con Jamie Dimon, quindi il direttore della Fed. Peccato che queste notizie qua non escono mai nei giorni di compravendita, quando comprano. Escono quando oramai è tardi per tutti gli altri poveri sfigati. Ecco, adesso il Bitcoin va bene, probabilmente se lo devono rivendere andrò a controllare, non lo so. Però ecco, in questi giorni è tornato ad essere una figata, come anticipavo nel video. Faccio notare che abbiamo detto che si era sceso a 4.000, era sceso a 3.003, aveva perso tutti quei soldi, adesso è che a 4.881 loro l'hanno potuti comprare a quella cifra lì. Ripeto, la mia opinione non è che lo facciano a scopo di lucro, perché hanno ben altre risorse e la rete Bitcoin, come ho già dimostrato prima, è troppo bassa per suscitare interesse di questa gente qua. Quello che è che secondo me, ripeto, tentano delle destabilizzazioni del mercato per la centralizzazione della moneta. Tutto qua. Quindi questo non voleva essere nient'altro che un video di conferma. E niente, troverete i link nella descrizione con la notizia, con le screenshot anche per chi volesse controllare, eccetera, eccetera. Direi che è tutto, vi lascio col video finale della mappa in tempo reale in cui potete notare che gli acquisti erano veramente, ma veramente diminuiti. Ciao a tutti.